Buonasera dal Palatore di Torrenova, dove per l'undicesima giornata del campionato di Serie B si affronteranno questa sera la Levante Torrenova e l'Olimpo Basket Alba. Spedita dal ferro sulle mani di Munastra. E allora Nuoco è nuovamente sotto verso D'Andrea e arriva i primi due punti dell'incontro per Torrenova. Qui Boffelli che rischia una nuova palla persa per la squadra di Trullo, prende il tiro da tre punti allo scadere Daro Gullo, ma due punti che pesano tanto. Qui Nuoco è dal post basso, finta, due punti più cinque Torrenova. L'inizio tanto è davvero importante. Sì, purtroppo la partita dura altri 34 minuti, ma sicuramente Torrenova sta dimostrando di tenerci, e questo è quello che stanno dimostrando. C'è un fallo non fischiato su Boffelli, il nono punto per Torrenova, 9-4 a 7 minuti dal termine del primo quarto. Più gara, più impaurito della propria situazione in classifica. Palla sputata dal ferro e coach Trullo manda sul cambio morbido. Qui invece la tripla di Antonietti, visto l'equilibrio che c'è in campo. Qui rimbalzo lungo di Coltro, palla sotto verso Rossi, la transizione che ti dicevo prima. Ovviamente l'ultimo pallone, lo scarico per Morbido che prende il tiro da tre punti, palla che viene spezzata dalla ferro e dunque si chiude così il primo quarto, che sì, poi infatti, alla fine fanno la differenza. Infatti alla fine fanno la differenza, quasi fanno beffe della difesa, non c'è taglia fuori. Drigo finta, ottimo passaggio per Nuoco che mette palla giù e trova due punti. Trullo. Eh sì, anche l'affetto del pubblico orlandino ha fatto la differenza. Qui Morbido prende il tiro da tre punti per il sorpasso, riesce a trovare il contatto subito con la palla, esce Morbido ancora un fire da tre punti. Quindi magari cerca di far valere la sua personalità qui. Antonietti va a fine buona fondo, difesa scusate, di Santucci. Ottima difesa di Santucci, il piede perno però di Rossi è stato migliore della difesa di Santucci sui tiri dalla linea. Qui Terenzi prende il tiro da tre punti dal palleggio, meraviglioso scarico verso Daniele D'Andrea, arriva il blocco su cui riceve Santucci che va fino in fondo, segna, subisce fallo. La cabina di regia marcato da Munastra, prende il tiro da tre punti Terenzi, non va, rimbalzo lungo di Rossi che prende il tiro allo scadere, mette due punti e dunque finisce così il primo tempo. Si è ripreso a giocare per al Palatorre, qui palla sotto verso Rossi, proprio lui il miglior marcatore che scarica fuori. Sì, e anche soprattutto una maggiore presenza che ha risposto benissimo sinora dal campo. Qui invece il tiro di Terenzi da tre punti. Direi di sì, e devo dire che si è lavorato nel riposo. Ne stare comunque a mio avviso un giocatore in questo roster, e come ti dicevo prima, penetrazione di un esterno. Boffelli diverso in questi 14 minuti che rimangono. Qui Tarditi dalla media, subito la retina, forse un'infrazione di passi non sanzionata dagli arbitri, lo scarico fuori per il tiro da tre punti. Circolazione di palla deliziosa da parte di Alba, si crea veramente grande problemi. Qui Boffelli, extra best di Antonietti verso Terenzi, adesso Alba gioca bene la palla, la ruba Gullo che va fino in fondo e mette due punti importanti. Non corre, per nulla. Non corre lo affatto. Scarico per Gullo in angolo da tre punti, il tiro di Daro Gullo marcato da De Bartolomeo. Qui Gullo va sul fondo, meravigliosa, passaggio dietro la schiena, arresto, tiro di Daro Gullo. Finisce qui il terzo quarto. Contropiede Torrenova. E vediamo come corre Santucci adesso verso Boffelli che penetra, si arresta per il tiro dalla media che va a segno per il più uno Torrenova. Qui palla sotto, Antonietti rischia la palla persa, lo scarico fuori per il tiro da due punti di Elmini. Ea che prende il tiro dalla media, rimbalzone di Santucci in attacco. Torrenova, qui Morbido in palleggio, scarico per Santucci che prende il tiro da tre punti. Matteo Santucci, a volte non è neanche semplicissimo, rimane a zona ovviamente la Torrenova. Qui Terenzi finta il tiro da tre punti, lo riprende e la schiacciata di Tarditi a rimbalzo. Diciamo che se c'è un rimbalzo da prendere in questo modo non è neanche male. Ovviamente sui falli in attacco non ci sono tiri liberi qui contro da tre punti. Tarditi, Antonietti, intercetto di Boffelli che ruba palla, va fino in fondo Boffelli. E questi sono due punti pesantissimi. 1,50 poi da giocare. Vediamo Coltro dalla lunetta, fa 2 su 2. Adesso 25 secondi, la spinge in avanti Marco Morbido. 18 secondi, ne rimarranno eventualmente 4. Il fallo. Bravo, ci sta il Coltro. Fallo. C'è cambio di su D'Andrea, tiene benissimo D'Andrea. Lo scarico verso Tarditi che prende il tiro da 3 punti. Palla che viene spazzata dal ferro, il fallo.
che fa 1-2, rimbalzo affidato adesso a Terenzi che spinge, anzi è contro il fallo, qui contro sbaglia il primo, incredibile, questa è importantissima, incredibile, pesantissimo fallo, questa è importantissima, 4-9 poi da giocare, contro che va al tiro, il rimbalzo è di Obinna Nwokoye. Vediamo Nwokoye dal tiro libero che sbaglia, il rimbalzo è di Rossi che tira da tre, finisce qui Torrenova, Matteo Alba 68-65 al termine di una gara incredibile, portando a casa una vittoria clamorosa, battendo la quarta in classifica.